sicuramente quello che per noi è fondamentale in smart pricing è appunto non creare lavoratori, diciamo, di serie A o di serie B, passatemi questo termine, ma fare in modo che i nostri lavoratori assunti all'estero, non con la nostra entità italiana, abbiano gli stessi tutele e diritti, ma anche siano trattati al 100% come i nostri dipendenti italiani. Quindi se ad esempio negli ultimi mesi abbiamo iniziato un piano di welfare, in Italia, insomma, abbiamo cercato anche di trovare un corrispettivo, che dia lo stesso benefit.